Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Siamo giunti alla quarta ed ultima domenica del tempo di Avvento. Accosteremo il Vangelo di Luca, al capitolo 1, dei versetti 39-45. Nella prima domenica di Avvento ci è stata indicata la meta ultima del cammino della vita, quando andremo incontro al Signore, Re della Gloria, festa che celebriamo nell'ultima domenica dell'anno liturgico. Un anno liturgico che riassume e rivela il senso cristiano della vita. Incontriamo la nostra vita in miniatura. Nella seconda domenica ci è stato suggerito lo stile con il quale incamminarci verso il Signore, impegnati non tanto nel fare le cose per Lui, quanto nel lasciare fare a Lui le cose per noi, certi che Lui, che è l'autore della vita, sa bene cosa sia meglio perché la nostra gioia trabocchi dal cuore. Nella terza domenica ci è stato ricordato di vivere questo cammino non nella paura, ma nella gioia, perché il Signore viene per risollevarci nell'amore, nessuno escluso. Questi atteggiamenti sono stati fatti propri da due donne, Maria ed Elisabetta, che incontriamo proprio nel Vangelo di questa domenica. Non hanno mai dubitato della bontà e della fedeltà di Dio. È interessante il fatto che proprio alla vigilia del Natale, che ci ricorda la venuta del Signore Dio, i testi ci aiutino a concentrare ancora più l'attenzione su un dato fondamentale. Il primo, che Dio non sceglie luoghi sontuosi e importanti, pensiamo a Gerusalemme, ma Betlemme, un piccolo e insignificante villaggio, ci sarà ricordato nella prima lettura. Il secondo dato, in sintonia con quello appena richiamato, è che la salvezza entrerà grazie al sì di due donne, e al tempo di Gesù le donne erano tenute all'oscuro e in disparte. Ecco il grande rivoluzionario di Gesù. Ebbene, due donne si ritrovano le protagoniste del piano di salvezza. Cerchiamo allora di entrare nei testi per capire la logica di Dio, unico modo per poterlo così riconoscere, deposto in una mangiatoia. Perché sarà proprio da qui che dice il testo del Salmo, il Signore farà risplendere il suo volto su ciascuno e saremo salvi. Vi dicevo, siamo al capitolo primo di Luca, al versetto 39. In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. L'episodio della visitazione segue quello dell'Annunciazione. Maria è l'arca della nuova alleanza, in quanto dimora del Signore, dimora di Gesù. L'arca dell'alleanza era il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Conteneva le tavole della legge, la manna, lo scettro di Aronne, ci ricorda la lettera agli ebrei. Maria è l'arca della nuova alleanza, perché questa nuova alleanza è Gesù. E lei, come un tabernacolo vivente, un tabernacolo mobile, si muove, si reca in fretta verso la cugina Elisabetta. Anche lei, pur sterile e al sesto mese di gravidanza, grazie all'azione dello Spirito di Dio, cioè alla sua misericordia, cui nulla è impossibile. Il movimento con il quale Maria si muove sono importanti. Si alzò e andò in fretta. Sono parole pasquali di risurrezione. Esprimono l'urgenza, la necessità di andare a condividere la gioia perché Dio ti ha visitato. La fretta di Maria, inoltre, è una risposta alle indicazioni dell'angelo. Ecco, disse l'angelo a Maria, Elisabetta, tua parente nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore. L'eccomi di Maria sgorga di fronte al segno che l'angelo le ha offerto. Maria, dopo aver detto il suo sì, ha ora diritto di vedere il segno. Ma altresì, questo serve a confermare a Maria che il bambino che ora ella attende è realmente il Messia. Continua il testo del Vangelo. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Zaccaria è il padrone di casa, ma Maria saluta Elisabetta. Zaccaria ha dubitato ed è rimasto sordo e muto. È fuori scena. Vi rientrerà solo quando dovrà confermare che il nome scelto da Elisabetta per il figlio è vero, è Giovanni, come disse l'angelo. Continua il testo del Vangelo. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa debbo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. L'anziana Elisabetta simboleggia Israele che attende il Messia, mentre la giovane Maria porta in sé l'adempimento di tale attesa, a vantaggio di tutta l'umanità. Non devono dirsi grandi cose queste due donne, perché entrambe sanno che cosa il Signore ha fatto in loro. E nessuno meglio di loro può capirlo. Sono due donne che hanno creduto, che si sono lasciate abitare dalla parola. Lo dicevamo in queste domeniche, la parola venne, accadde in loro. Perché dove viene accolta, porta frutto. Come con Giovanni Battista, la parola accadde nel suo cuore, dicevamo nella seconda domenica di Avvento. Ma vediamo alcuni dettagli. Benedetta tu fra le donne, è un'espressione riferita all'Antico Testamento, a Giaele e Giuditta, due donne guerriere che si adoperavano per salvare Israele e quindi per garantire a Israele lunga vita. Ecco, ora Maria è la benedetta, in quanto è colei che con il suo eccomi ha permesso al figlio Gesù di entrare nella storia e di farsi garante perenne della vita del nuovo Israele. La benedizione è dunque sempre legata alla vita. E Dio benedice, ed è benedetto proprio perché dà la vita. Elisabetta, colma dello Spirito Santo, vede Maria dentro questo agire di Dio, dentro questa benedizione che ha avuto inizio con la creazione del mondo e che non è mai venuta a meno. Poi Elisabetta la chiama Madre del mio Signore. Maria non è più solo donna, ma madre. Questa è la sua nuova identità. E così Elisabetta la riconosce. Ma non solo, la riconosce anche come madre del mio Signore. È la prima a far risuonare nel Vangelo la parola Kyrios, Signore, è il titolo del risorto. Ma non solo Signore, anche mio Signore. Elisabetta riconosce Maria quale madre del Signore che ha salvato anche lei. E infine indica Maria come colei che ha creduto. L'opera di Dio è benedire, salvare. L'opera dell'uomo è credere in Dio. Quando questo accade, l'uomo è felice, è beato. Questa è Maria. Si è fidata. Ha dato ascolto, ha fatto spazio in lei, ha creduto, ha accolto. E con il solo suono della sua voce Maria provoca la gioia annunciata dai profeti. Innanzi all'arca della nuova alleanza e alla sola voce di lei, il bambino che Elisabetta porta in grembo, cioè Giovanni Battista, esulta. Dice il testo che il bimbo danza in grembo di Elisabetta. Richiama la danza del re Davide. Quando accompagnò l'ingresso dell'arca dell'alleanza in Gerusalemme. Il nascituro Giovanni esulta di gioia davanti a Maria, arca della nuova alleanza che porta in grembo Dio che si fa presente, Gesù, il figlio di Dio fatto uomo. Sappiamo che il testo biblico continua con il canto del Magnificat e non può essere diversamente, perché chi riconosce l'opera di Dio non può che magnificare, che cantare la vita. Dopo aver cercato di rispondere alla prima domanda, che cosa dice la parola di questa quarta domenica,
Ora sorge una seconda domanda. Ma cosa dice a me oggi questa parola? Beh, il Natale è ormai alle porte, carissimi amici. La liturgia ci affianca quindi due donne, Elisabetta e Maria. Non è un sogno, è un segno. Siamo infatti invitati ad accogliere e vivere il Natale ormai vicino con lo sguardo e la fede di queste due donne. Poco prima dicevamo che la visitazione segue l'annunciazione. Potremmo anche dire che l'annunciazione è la premessa della visitazione, ma è anche la promessa. L'incontro con il Signore, infatti, il fare esperienza di Lui è premessa per poter poi visitare l'altro. Come ricorda Papa Francesco, è importante guardare verso l'alto per imparare a guardare verso l'altro. E trovi conferma delle promesse di Dio. Vivi con la certezza che il Signore è con te. E questo trasforma la vita. La infiamma, dicevamo domenica scorsa. A questo punto, lasciamoci aiutare da queste due donne per prepararci a vivere il Santo Natale ormai vicino. La cosa più importante che ci viene suggerito è quello di alimentare la fede, di vivere il Natale con fede, evitando di lasciarci distogliere, stordire, ingannare dalle luci dei negozi e delle strade. Non viviamo il Natale con mondanità, ma prima di tutto, come ci ha fatto capire Elisabetta nel saluto a Maria, coltiviamo la fede per vivere e capire il Natale. Beata colei che ha creduto. La vera grandezza di Maria è stata la sua fede, è stato l'aver creduto, e non solo per un istante, ma lungo tutto il corso della sua vita, tanto che Gesù stesso, a quanti riterranno Maria beata perché ha portato il Figlio di Dio in grembo, Gesù dirà: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Maria ha aderito con tutta la sua vita alla promessa di Dio e questa fede ha dischiuso prospettive nuove e impensabili. E non vale solo per lei, vale per tutti. Se solo prendiamo coscienza che Dio continua ad abitare in ciascuno di noi. Ce lo ricorda anche San Paolo: Cristo vive in me. Questa verità dovrebbe trasfigurare la mia e la nostra esistenza, cari amici. Dovrebbe renderci capaci di infondere gioia e speranza in quanti incontriamo. Proviamo solo per un istante a pensare a una persona che sta danzando un motivo musicale in testa, che la sta ascoltando con l'auricolare. Noi non sentiamo nulla, eppure restiamo affascinati dal suo danzare, dal suo movimento. Intuiamo che c'è qualcosa in lui che lo sta muovendo. Ecco, la stessa cosa dovrebbe avvenire nell'esperienza della fede. Chi guarda me, chi guarda un cristiano che vive secondo lo Spirito, secondo la musica dello Spirito, un cristiano che sa per esperienza che Dio abita in lui, dovrebbe essere capace di danzare l'amore, capace di suscitare stupore in quanti lo incontrano. Gli altri non sanno che cosa stia ascoltando, o se lo sanno è perché ascoltano la medesima musica. Ma in fondo si tratta di divenire memoria di Gesù, affinché chi ti incontra possa vivere l'esperienza di Giovanni, il quale vide e credette. Ecco perché non basta essere convinti della fede se poi non si è convincenti nella nostra esperienza di fede. Il nostro danzare, il nostro muovere i piedi dovrebbe essere sempre un andare di fretta verso gli altri per comunicare le grandi cose che Dio sta facendo in me e in ciascuno di noi. Un andare in fretta che porta a comunicare, a condividere e a servire chi è nella necessità. Come Gesù, che si è fatto piccolo tra i piccoli. È una coerenza di passi che si fa spontaneo, perché risponde alla musica del cuore. Si trasforma in danza, perché so che in me abita lo Spirito, ma altresì so che nel fratello che incontro abita lo stesso Spirito.
e diventa una sinfonia d'amore. Come dunque andare incontro al Natale? A passo di danza. Andiamo incontro al Signore danzando la gioia della vita. Andiamo incontro al Signore certi che tutto è possibile in chi crede. Andiamo incontro al Signore con gioia e davanti alla grotta di Betlemme scopriremo che Dio ci ha amati per primo. Per primo ci è venuto incontro, è venuto a farci visita, come ricorda la seconda lettura tratta dalla lettera agli Ebrei. Entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrifici né offerta, un corpo mi hai preparato. Allora ho detto: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Mediante questa volontà siamo santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù, una volta per sempre. Questa è la gioia del Natale. Siamo santificati per mezzo del corpo di Gesù, di quel bimbo deposto in una mangiatoia. Ecco il significato del Natale, della nascita di Gesù. È venuto per salvarci, per santificarci. Questa è la gioia, il nucleo, l'essenza del Natale. Scoprirlo suscita gioia, crea quel dinamismo di fede e di carità capace di parlare e agire nell'amore. E di fronte a questa entusiasmante parola, che cosa rispondo io? Ed è il terzo passaggio. Beh, la prima preghiera è quella della colletta, la preghiera che noi ascoltiamo dopo l'atto penitenziale, quando il sacerdote raccoglie le preghiere presenti anche nel nostro cuore e si rivolge a Dio riassumendo i testi della scrittura di quel giorno. O Dio, che per attuare il tuo disegno di amore hai scelto l'umile figlia di Sion, dona alla tua Chiesa di aderire pienamente al tuo volere, perché imitando l'obbedienza del tuo figlio si offra a te in perenne cantico di lode. E io invece rispondo così, cercando e sperando anche attraverso queste preghiere di aiutarvi e di suggerirvi come si può rispondere a Dio che parla nel tuo e nel nostro cuore. Con questa preghiera io vi saluto, augurandovi una buona preparazione, una buona domenica. Maria Santissima, arca della nuova alleanza, donna dell'eccomi e del servizio, aiutami a prepararmi al Santo Natale del tuo Figlio Gesù, mio Signore. Prega per me, Vergine Madre, affinché sul tuo esempio e con il tuo aiuto impari anch'io ad accogliere e custodire la parola del tuo Figlio. Prega per me, Vergine Madre, affinché la parola del tuo Figlio faccia vibrare il mio cuore ingessato dal timore e dalla routine. Prega per me, Vergine Madre, affinché la parola del tuo Figlio doni nuovo ritmo e direzione ai passi incerti del mio danzare. Prega per me, Vergine Madre, affinché il mio bel vivere aiuti chi incontro a danzare la gioia della vita. Vergine Madre, donna della danza, aiutami a danzare con te innanzi al Signore della gioia e dell'amore.